Vi do buonasera o buongiorno a tutti quelli che sono collegati. È venerdì e quindi continuiamo la nostra riflessione sull'Eucaristia. Stiamo vedendo alcuni aspetti che ci consentono di comprendere meglio l'Eucaristia come insuperabile, come incomparabile, insostituibile. E allora, abbiamo qui questa bella testimonianza di San Giovanni Paolo II al congresso, ai partecipanti, al Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, una testimonianza che lui ha dato nel 2002. E ha detto così San Giovanni Paolo II: l'Eucarestia è sorgente di unità nella Chiesa. Il corpo eucaristico del Signore alimenta e sostiene il suo corpo mistico. Qui vediamo che utilizziamo lo stesso termine corpo per indicare due realtà, a cui poi se ne deve aggiungere una terza. Qui, quando noi utilizziamo il corpo riferito a Cristo, c'è anzitutto il corpo eucaristico, e che è la celebrazione dell'Eucarestia. Poi abbiamo il corpo mistico, che è la Chiesa, la famiglia dei battezzati, di cui Cristo è il capo. Poi però abbiamo anche, e qui non se ne parla per ora, abbiamo il corpo fisico di Cristo, che è il corpo che lui ha ricevuto, è concepito per opera dello Spirito Santo, e è stato concepito questo corpo nel corpo di Maria, nel ventre di Maria. Quindi vedete che utilizziamo lo stesso termine corpo per indicare tre realtà: il corpo fisico di Cristo, il corpo eucaristico e il corpo mistico. Allora qui San Giovanni Paolo II ci vuol dire: badate che l'Eucarestia alimenta, sostiene, fa progredire, purifica il corpo mistico che è la Chiesa. E non dimentichiamo che poi abbiamo, quando parliamo di Chiesa, come la famiglia dei battezzati, abbiamo la Chiesa cattolica, che è la Chiesa universale. Poi abbiamo la Chiesa particolare, che corrisponde alla Chiesa diocesana. E poi abbiamo la Chiesa parrocchiale, che è in comunione con la cattedrale, e quindi con la Chiesa particolare diocesana. E poi abbiamo anche la Chiesa domestica, che è la famiglia di battezzati che hanno celebrato il sacramento del matrimonio, un uomo, una donna che ha celebrato il sacramento del matrimonio. E quindi vedete come il corpo eucaristico allora alimenta tutti e tre i livelli, i quattro livelli anche della stessa Chiesa, e cioè la Chiesa universale, cattolica, la Chiesa particolare diocesana, la Chiesa parrocchiale e la Chiesa domestica. Tutte queste tipologie e livelli di Chiesa hanno il loro alimento, il loro sostegno proprio nella celebrazione eucaristica. Infatti, quando parlo anche ai fidanzati, io dico: dov'è che voi nascete come sposi cristiani? Dov'è che celebrate il sacramento del matrimonio? Lo celebrate durante la celebrazione eucaristica. Perché? Perché la messa, la celebrazione eucaristica, è la fonte del vostro essere uniti col sacramento del matrimonio. Il sacramento del matrimonio nasce all'interno della celebrazione eucaristica, come del resto anche il mio sacramento dell'ordine nasce nella celebrazione eucaristica, sia come diacono, sia come presbitero sacerdote, sia come vescovo. Pertanto,
se la fonte del sacramento del matrimonio e la fonte del sacramento dell'ordine è l'Eucaristia, e allora dov'è che gli sposi, i sacerdoti, i vescovi, i diaconi, dov'è che alimenteranno il loro sacramento per gli sposi del matrimonio e per noi consacrati? Dov'è che alimenteremo il nostro sacramento dell'ordine, il sacramento del matrimonio? Alla fonte dove siamo nati. Ecco che il Signore dunque ha voluto la celebrazione domenicale in particolare proprio per darci questo alimento. E come il mio corpo ha bisogno di un continuo alimento, e non posso dire al mio corpo che ho dato da mangiare un mese fa, un anno fa, vivi di rendita, così anche gli sposi, i sacerdoti, i vescovi, i diaconi, non possono dire, beh, io vivo di rendita della celebrazione che ho fatto un anno fa, un mese fa, o via del genere. Ma abbiamo bisogno di un alimento continuo, e questo il Signore ce l'ha donato e ha provveduto a questo alimento con il sacramento dell'Eucarestia, soprattutto domenicale. Quindi vedete come queste parole anche di San Giovanni Paolo II siano parole sacrosante che ci fanno capire come all'Eucarestia siamo attaccati tutti quanti noi. E se non alimento il mio sacramento dell'ordine, c'è la reale possibilità, che si traduce poi in realtà, che io non viva più al meglio quello che è il mio sacramento dell'ordine senza l'Eucarestia. Come fa il mio corpo a vivere senza un alimento, almeno settimanale, almeno quindicinale? E così è per il corpo mistico di Cristo. L'Eucarestia, poi ci dice ancora San Giovanni Paolo II, è espressione sublime dell'amore di Dio incarnato. Questo amore di Dio che poteva limitarsi solo alla venuta del Figlio di Dio e poi con la sua morte e risurrezione poteva ritornare al Padre e non rimanere con la sua presenza eucaristica. E invece lui non ha voluto non lasciarci orfani, ha voluto che la sua presenza reale, seppure in maniera diversa, fosse continuata fra di noi con la celebrazione eucaristica attraverso il segno del pane e del vino, il quale pane e vino gli ha consentito anche di venire dentro di noi e quindi di fare una intimità ancora più profonda con noi. Perché mentre il corpo fisico di Cristo di 2000 anni fa, mentre era in Palestina e viveva i suoi 33 anni in Palestina, non consentiva questa unione così intima, così profonda con quelli che l'ascoltavano, perché erano erano corpi diversi, il corpo di Cristo e il corpo degli ascoltatori. Qui invece con la celebrazione eucaristica Cristo si è inventato il modo per e venire dentro di me per trasformarmi in lui, tant'è vero che fa dire a San Paolo quella bella espressione: una volta che Cristo mi unisce a sé, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi vedete, se non è questa un'espressione sublime dell'amore di Dio incarnato, che continua ad essere incarnato in mezzo a noi e a venire dentro di noi proprio anche con il suo corpo eucaristico, se non è questo l'espressione anche massima del suo amore, non saprei dire che cosa, in quale modo Dio ci ama ancor meglio, ancor di più. Amore permanente ed efficace è questo che il Signore ci dona nell'Eucarestia. Conoscere e amare il Signore Gesù nel suo mistero eucaristico, centro della vita della Chiesa e della sua missione
per la salvezza del mondo. È veramente il centro di questa vita della Chiesa. Ancora nell'udienza generale del mercoledì del 2002 di novembre, San Giovanni Paolo II ebbe a dire: Dio opera la salvezza in Cristo, figlio di Israele. Qui è il corpo fisico di Cristo, è la sua persona, come figlio di Davide, figlio di Dio, di 2000 anni fa. Tutte le nazioni lo vedono e sono invitate ad approfondire questa salvezza, giacché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Greco per dire tutti quelli che non sono ebrei e che quindi anche loro sono chiamati a conoscere e ad accogliere questa salvezza. Il Vangelo, che poi è Cristo, perché la parola di Dio è il Verbo incarnato, fattosi uomo, fattosi carne, concepito per opera dello Spirito Santo, cioè il pagano. Ormai tutti i confini della terra, ci dice San Giovanni Paolo II, non soltanto hanno veduto la salvezza di Dio, ma l'hanno ricevuta. Sì, è vero, si è diffuso un po' in tutte le parti del mondo la conoscenza, però non dimentichiamo che ci sono pur sempre ancora circa 6 miliardi di persone che ancora non lo conoscono o almeno non l'hanno accolto, rispetto al miliardo e poco più di cristiani che siamo nel mondo. Ma poi c'è anche da dire: sì, siamo cristiani, ma siamo, che tipo di cristiani siamo? Siamo credenti, praticanti, e come praticanti? Perché siamo tutti chiamati ad essere santi e perfetti come è perfetto Dio, e però siamo ancora un po' lontani da questo traguardo. San Giovanni Paolo II poi, ancora nel 2003, ebbe a dire: affinché la celebrazione dell'Eucaristia esplichi la sua azione di grazia e edifichi la fede, la vita dei fedeli, è necessario che si svolga secondo la dottrina e le direttrici della Chiesa. Qui avremo modo anche di rifletterci un po' più avanti su questo elemento, e cioè: perché il sacerdote, il celebrante, il vescovo, il papa, ma anche i fedeli sono tenuti a rispettare il modo di celebrare le preghiere, le parole che appunto vengono indicate e prescritte dalla Chiesa, dal magistero della Chiesa? Perché il celebrante non può cambiare a piacimento adesso ad esempio le letture che vengono prese sempre dalla parola di Dio? Perché non può cambiare la preghiera eucaristica? Ci sono nelle parole, nei gesti e nel modo di celebrare. Ci sono sì dei momenti della messa in cui il celebrante può essere creativo, può inventarsi anche delle cose, ma in certi altri momenti della messa no. E perché questa proibizione? Beh, qui dovremmo tenere presente che la proibizione scaturisce dal fatto che il celebrante deve riconoscere che la messa non è una sua creatura, non è una sua opera. Il protagonista principale della messa è Gesù Cristo. E quindi tu non hai la libertà di cambiare certi modi di celebrare o certi gesti o certe parole. Non hai questa possibilità. E non ti è data questa possibilità per farti capire che la messa non è tua, è di Cristo, è di tutta la Chiesa, è della Chiesa universale. E dunque non sei tu il protagonista principale, celebrante o fedele. Diverso invece se tu, ad esempio, vuoi recitare il rosario, lì hai più possibilità di essere creativo, di inventarti modi anche diversi di pregare. Ma quando tu invece
preghi con e celebri l'Eucaristia, quello ti è dato come un dono da Dio attraverso la Chiesa. E tu riconosci che non è roba tua che puoi modificare e gestire come ti pare e piace. È questo che anche voi fedeli non dovreste chiedere al celebrante certe cose che appunto il celebrante non vi può concedere nella celebrazione della messa. Se invece facciamo una liturgia della parola fuori della messa, se facciamo un rito di benedizione, facciamo una catechesi, lì allora abbiamo maggiore libertà e lì possiamo essere un po' tutti creativi. Ma quando invece celebro la messa, io riconosco che non è roba mia, è dono di Dio. E allora che Lui mi dà attraverso la Chiesa, il Magistero della Chiesa. E allora io lo rispetto in quelle che sono le normative, che sono anche scritte nel Messale, anche nel nuovo Messale che abbiamo iniziato ad utilizzare con l'avvento del 2020, e ci sono delle prescrizioni che tu non puoi cambiare. In altri momenti c'è scritto che tu puoi fare delle osservazioni, delle munizioni, delle preghiere, delle esortazioni, tu puoi dare anche qualche elemento nuovo, però quando ti viene detto dal Messale. Quindi ecco, per questo anche Giovanni Paolo II, vedete come richiama questa necessità che questa Eucaristia si svolga secondo la dottrina e le direttrici della Chiesa. L'Eucaristia è in effetti il supremo bene spirituale della Chiesa, poiché contiene lo stesso Cristo, nostra Pasqua, pane vivo, che con la sua carne dà la vita al mondo. In effetti, nella celebrazione dell'Eucaristia, ci dice sempre il Papa, la Chiesa, oltre a partecipare all'efficacia redentrice del mistero di Cristo, svolge una pedagogia della fede e della vita. Ecco, anche questo è bello, cioè l'Eucaristia ti offre un cammino di fede e se tu ci partecipi fin dall'inizio con devozione e durante tutta la celebrazione l'accompagni e con il tuo occhio, con la tua mente, col tuo cuore, con la tua presenza fisica, beh, questo ecco ti indica un cammino di fede, ti fa progredire nella fede attraverso la proclamazione della parola, le preghiere, i riti e tutto il simbolismo ecclesiale della liturgia. Quel simbolismo che l'anno scorso abbiamo cercato un po' di capire e di approfondire sia durante le catechesi del venerdì dell'anno scorso e sia anche nei ritiri spirituali che abbiamo fatto nella nostra casa diocesana di spiritualità in occasione del Natale e della Pasqua. Pertanto, ecco ancora San Giovanni Paolo II che ci dice, qualsiasi manipolazione, vedete che qui utilizza un termine piuttosto duro, manipolazione, di questi elementi incide negativamente sulla pedagogia della fede. Noi magari pensiamo di fare qualcosa di meraviglioso, e invece andando a intaccare quelli che sono i pilastri che ci vengono donati da Dio attraverso il Magistero della Chiesa, noi andiamo a farci un male a noi, alla nostra vita spirituale, un male all'Eucaristia, perché tradiamo certe di questi pilastri, elementi fondamentali, e poi anche andiamo a fare un male anche alla gente, ai fedeli che vi partecipano, e quindi anche negativamente diamo questa pedagogia della fede. Perciò la celebrazione eucaristica non può e non deve trasformarsi in un'occasione per rivendicazioni di qualsiasi genere, qui lui insiste, di impronta politica, come a volte viene suggerito in certe pubblicazioni.
Quindi vedete come anche Giovanni Paolo II a questo riguardo è stato molto esplicito. La congregazione poi della Nostra Signora della Fedeltà, la Virgo Fedelis, c'ha dei bei brani sull'Eucarestia, tratte un po' dalla sua, dalle costituzioni di questo, di questa congregazione, che mi piace richiamare. L'Eucarestia quotidiana è il centro della nostra vita personale e comunitaria, anche della vita familiare, deve essere il centro, non solo della vita personale, ma anche familiare, la chiesa famosa, chiesa domestica. La Pasqua del Signore diventa la nostra. Bello anche questo richiamo. Avremo modo di approfondirlo in un'altra catechesi. Ci unisce a Dio e ai nostri fratelli. Questa unione è la più mirabile, la più intensa, la più profonda, perché è quella voluta da Cristo. Non è qualcosa che mi creo io. Ma certo, io posso anche in cima a una montagna sentirmi molto unito a Dio, ma sono io lì che realizzo questa modalità di comunione. Invece nella messa è Gesù Cristo che invece è lui che crea questo modo di comunicare con me e di attirarmi a sé. E dunque sono due modi completamente anche diversi. Ma è bello anche che in cima alla montagna, in fondo al mare, in riva al mare, tu abbia a pregare anche nella tua camera da solo, mentre sei in macchina, mentre vai camminando, passeggiando. Bello che tu preghi. Però certo, un'altra cosa è il fatto che tu comunichi con Dio attraverso il modo che ha stabilito Lui, non quello che piace a te o che stabilisce a te. Povera creatura umana, rispetto a Dio che è il tutto e che è l'infinito. Armonizza preghiera e azione, anche questo. Effettivamente avremo modo anche di ritornarci in futuro, spero, su questo. E cioè che la messa è qualcosa che mette insieme a preghiera, contemplazione, sguardo, mente, cuore, e metti insieme anche però gesti che tu fai, movimenti che tu fai. E anche questo, ecco, dobbiamo cercare un equilibrio. Se prevale troppo la dimensione intimistica, non va bene, ma se prevale anche la dimensione esteriore, anche quella non va bene. Perché? Perché dobbiamo cercare un'armonia, dobbiamo cercare un equilibrio. E per quello che quando in una celebrazione eucaristica la gente, il celebrante, si muove troppo, o i ministranti sul presbiterio si muovono troppo, e questo disturba, è un elemento che distrae. Noi dobbiamo invece, da parte del celebrante, con i suoi gesti, anche deve compierli in maniera serena, in maniera armonica. Quando si sposta da un posto all'altro, deve farlo con una certa discrezione, limitando al minimo indispensabili i movimenti. E così anche i ministranti, i chierichetti, e così anche la gente, perché adesso con l'altare rivolto verso il popolo, è chiaro che il celebrante, se vede continuo movimento, entrano, escono e passano da una fila all'altra, da un posto all'altro, tutto questo crea disturbo anche nello stesso celebrante. Voi molte volte vi lamentate del celebrante, però anche il celebrante molte volte, quando vede continui i movimenti, o deve chiudere gli occhi, ma non sempre questo è opportuno e possibile, oppure se anche mantiene questo contatto visivo con l'assemblea, però deve essere anche lui un po' aiutato e favorito in questo. Comunque poi nei vostri interventi potete senz'altro
intervenire e dire anche la vostra su questo. Dà loro valore apostolico alla preghiera, all'azione, perché la preghiera eucaristica è fatta in comunione apostolica, cioè in comunione con il vescovo di Roma, con il vescovo della diocesi che viene citato, con il vescovo di Roma che viene citato nella celebrazione, e sono i successori degli apostoli, di Pietro, il vescovo di Roma, e i successori degli apostoli, i vescovi delle diocesi. Quindi ci mette in comunione il fatto, se poi il sacerdote è in comunione col vescovo, anche lui partecipa di questa realtà e di questa condivisione. E anche questo è bello e importante. Con il pane e il vino noi offriamo il nostro essere a Dio. Qui c'è tutta la dimensione offertoriale, che ne ratifica la consacrazione. Lui, Dio, poi li assume e li trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo. È la famosa cosiddetta epiclesi, cioè l'azione dello Spirito Santo. Quale Spirito Santo qui compie due stupende azioni, una sul pane e sul vino, che li fa per la potenza dello Spirito Santo, non per la bravura del prete o del celebrante, ma per la potenza dello Spirito Santo li trasforma nel corpo e nel sangue del suo figlio. L'altro elemento, azione dello Spirito Santo, di questa epiclesi, è che trasforma noi fedeli, celebranti e fedeli partecipanti, ci fa diventare un cuor solo e un'anima sola, un corpo solo, e dunque ci unisce anche fra di noi unendoci a Cristo. Tramite il ringraziamento poi di Gesù Cristo, noi formiamo con Lui il suo popolo. Il ringraziamento, perché l'Eucaristia significa la parola Eucaristia, lode, grazie. Noi formiamo con Lui il suo popolo nel regno che Egli riporterà al Padre. L'amore del Signore ogni giorno è nuovo, ogni domenica è nuova. Nell'Eucaristia quotidiana poi riceviamo da Lui la forza di uno sguardo nuovo le une verso le altre. Parlano di suore, quindi, che partecipano anche nell'Eucaristia quotidiana, all'Eucaristia quotidiana. L'adorazione poi eucaristica ci espone all'influsso della presenza reale. Adorare Cristo, vedremo anche questo che è un aspetto importante in una delle catechesi più avanti. Come i discepoli di Emmaus, lasciamo i nostri occhi aprirsi e bruciare il nostro cuore. Magari fossimo capaci nella celebrazione eucaristica domenicale di lasciare i nostri occhi, il nostro cuore, la nostra mente aprirsi e essere totalmente attenti e disponibili a Lui, a Cristo, e bruciare il nostro cuore. Come i discepoli di Esmo, ci ardeva dentro, loro hanno detto, ci dicono i Vangeli. Questi discepoli di Esmo, mentre Gesù parlava, sentivano ardere dentro di loro il loro cuore. Bello anche questo, e dovremmo cercare anche noi di ripetere. Come Tommaso proclamiamo: Signore mio e Dio mio. Questa potrebbe essere anche una bella espressione, una giaculatoria, come un tempo anche si diceva, da ripetersi frequentemente durante la giornata. E poi soprattutto anche al momento della consacrazione durante la messa. Signore mio e Dio mio. C'è poi la Lumen Fidei, e questa bella enciclica scritta appunto da Benedetto XVI, ma insieme anche con Papa Francesco. È stata scritta proprio anche nel momento di questo cambiamento, di questo avvicendamento dei due papi. Nell'Eucaristia troviamo l'incrocio dei due assi su cui la fede percorre il suo cammino.
Ecco, bello anche vedere questa Eucaristia come l'incrocio di due assi. Da una parte l'asse della storia. L'Eucaristia è atto di memoria, memoriale. Ecco, mi raccomando, questo termine memoriale che non è semplicemente un ricordare, perché col ricordare l'ho detto già e lo ripeterò fino a stancarvi un po', ma è necessario che non lo dimentichiamo. La parola memoriale è una parola coniata nella Chiesa e che è utilizzata proprio nella liturgia eucaristica per indicare che non sono io con la mia mente, col ricordo, che vado indietro a ricordare ciò che è avvenuto 2000 anni fa. Poi il ricordo, non posso, quello, se io cerco di ricordare quello che ho fatto oggi, ho fatto ieri, quello che ho fatto ieri, ho fatto oggi, ho fatto stamattina o oggi nel pomeriggio, non lo posso rendere presente qui ora. Casomai lo ripeto, ma è un'altra azione, un altro contesto. Casomai ne subisco le conseguenze, quello sì. Però il memoriale qui è atto di memoria, di memoriale, perché invece quello che Gesù ha fatto una volta per sempre 2000 anni fa, la sua morte e la sua risurrezione, grazie alla potenza dello Spirito Santo, nella Messa e solo nella Messa, viene reso presente, attuale, efficace qui ora sull'altare, nella nostra celebrazione. Quindi è il più grande miracolo. Effettivamente io diverse volte utilizzo questa parola, perché è giusto che venga utilizzata. È il più grande miracolo che noi abbiamo qui sulla terra, a pochi anche metri da casa nostra, se ci abbiamo una chiesa vicina alla nostra casa, a qualche centinaio di metri. Eppure non me ne accorgo, non lo apprezzo, molte volte non vi partecipo, oppure vi partecipo non con la dovuta attenzione e devozione. Quindi è veramente un atto di memoria che rende presente tutto il passato. In questo senso è memoria, non nel senso di ricordare, no. Attualizzazione del mistero, vedete qui utilizza proprio il termine che è appropriato per indicare la Messa. Nella Messa si attualizza il mistero della risurrezione di Cristo in ogni celebrazione. Ed ecco perché è importante la domenica, anche questo sarà un argomento su cui ritorneremo in futuro, per capire anche la differenza fra messa feriale e messa domenicale. E dunque anche questo ha la sua importanza. Comunque è l'attualizzare, e il termine giusto è proprio questo che dovremmo utilizzare. La Messa attualizza la Pasqua del Signore, la sua risurrezione. Attualizzando la sua risurrezione, attualizza anche la sua morte, perché è risorto dalla morte. Se è morto, significa che prima era vivo, allora attualizza anche la sua vita e tutta la sua vita, dalla nascita fino al momento della sua passione e della sua morte. Per questo allora i primi cristiani, per i primi secoli, non hanno celebrato ad esempio il Natale. Loro celebravano la Pasqua, ma la Pasqua settimanale, la domenica, la celebrazione eucaristica, la Messa. Poi verso il IV secolo hanno sentito la necessità anche di celebrare il Natale. Ma loro dicevano, ma noi celebrando la Messa celebriamo tutti gli avvenimenti della vita di Cristo, celebrando il suo culmine, che è la sua risurrezione. Noi celebriamo anche tutti gli altri avvenimenti che sono inferiori e che hanno un valore inferiore rispetto alla sua risurrezione. Perché Gesù non mi ha chiesto di celebrare come giorno festivo il venerdì? Lui è morto di venerdì e poteva dire, bene, d'ora in poi celebrate come festa il giorno in cui io sono morto.
perché? E invece lui ha chiesto ai suoi discepoli, e i suoi discepoli subito l'hanno attuato, di celebrare la messa, la festa, la domenica, il primo giorno dopo il sabato, che poi i primi cristiani hanno chiamato benissimo Dies Domini, da cui noi in italiano abbiamo ricavato il termine domenica. Quindi è attualizzare anche questo. Cerchiamo di essere precisi anche nell'utilizzare i termini. Casomai potete anche con le vostre domande ritornare su questa su questo. Cioè, ogni scienza, ogni persona, se voi andate dal medico, andate dal geometra, da un architetto, andate da chiunque, dal fornaio, loro hanno i loro termini. E voi cercate, e noi cerchiamo di capire il senso e il valore di quel termine. Ogni nazione ha la sua propria lingua, il suo proprio linguaggio. Ogni professione ha il suo proprio linguaggio. Anche noi cattolici abbiamo il nostro linguaggio. E perché non abbiamo il diritto? Certo, si tratterà di spiegare, se io vado dal fornaio e quello mi dice questo tipo di pane si chiama così, io gli dico, ma me lo spiega un po' di che cosa è fatto e che cosa significa questo termine, che cosa c'è dentro? E così anche dobbiamo fare con la religione cattolica. Usiamo il termine memoriale, usiamo il termine transustanziazione, usiamo il termine eucaristia, usiamo il termine Pasqua, usiamo il termine attualizzazione, spieghiamole questi termini, spieghiamoli. E se anche ho l'occasione, se non li comprendo, chiedo, me lo può spiegare per favore? Perché si dice attualizzare e non si dice semplicemente un fare? Attualizzare significa che è una realtà del passato che viene reso attuale qui ora. Ma questo non è possibile a nessuno, torno a dire. È solo possibile allo Spirito Santo, che renda presente un avvenimento del passato 2000 anni fa, che è un unico avvenimento, un unico evento, che venga reso presente qui ora. Ma non è possibile a nessun uomo. Ecco il più grande miracolo che abbiamo a che fare qui sulla terra. In cui il passato, come evento di morte e risurrezione, mostra la sua capacità di aprire al futuro. Bello anche qui, no? Passato, presente in cui si attualizza il mistero eucaristico e che apre al futuro. E infatti noi tutto questo lo esprimiamo quando il sacerdote dopo la consacrazione ti dice mistero della fede. E noi diciamo, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, la proiezione verso il futuro, di anticipare anche la pienezza finale. Anche questo andrebbe ben bene spiegato. In che senso? Nell'Eucarestia io vivo, celebrando l'Eucarestia, io vivo già un po' di futuro, di quello che è la vita eterna. È pegno della gloria futura, viene detto l'Eucarestia. È gloria della vita futura che viene già anticipata, pregustata, è prefigurazione, è pregustazione, è un anticipo, è un po' di antipasto della vita eterna. Anche su questo dovremo senz'altro soffermarci, sperando di avere un po' il tempo, insomma, e anche se il Signore ci concede la forza. La liturgia ce lo ricorda con il suo odie, oggi il Cristo rende presente la sua risurrezione nella celebrazione odierna eucaristica. Odie. Tant'è vero che anche il giorno di Natale o il giorno di Pasqua la liturgia ti fa cantare oggi Cristo è nato, oggi Cristo risorge. Perché? È questo odie, grazie alla potenza dello Spirito Santo.
l'oggi dei misteri della salvezza, l'oggi. E poi ancora questa bella enciclica ci dice non solo l'asse della storia, ma c'è anche, si trova qui anche l'asse che conduce dal mondo visibile verso l'invisibile. Quindi nella celebrazione eucaristica abbiamo passato, presente e futuro che viene attualizzato nell'odie, nell'oggi. Questo è un asse. L'altro asse che è presente nella celebrazione, che qui viene messo bene in risalto, è che è quell'asse che passa dal visibile all'invisibile e dall'invisibile che si rende presente nel visibile della celebrazione. Nell'Eucaristia impariamo a vedere la profondità del reale, non la superficialità solo. E qui ecco che dovremmo andare oltre quello che vediamo, vedere con gli occhi della fede, non solo con gli occhi fisici, materiali, quello che avviene nella celebrazione. Il pane e il vino si trasformano nel corpo e sangue di Cristo. Certo, i miei occhi fisici vedono ancora, anche quando vado a ricevere la comunione sacramentale, il corpo di Cristo, io vedo un pezzetto di pane, sento il gusto del pane, vedo il candore del pane, però so che lì c'è, con gli occhi della fede, vado più in profondità e vado a ricevere non semplicemente un pezzo di pane che mi posso mangiare anche a casa mia, ma lì vado a incontrare, a ricevere il corpo e sangue di Cristo, che si fa presente nel suo cammino pasquale verso il Padre. Questo movimento ci introduce corpo e anima. E ecco la presenza anche nostra fisica reale. Però è importante che non ci siamo presenti solo col corpo e intanto la nostra mente è fuori a quello che ho fatto, quello che farò fuori di chiesa. Io devo essere presente corpo e anima, mente, cuore, mano, tutto, tutto il mio fisico, tutta la mia persona deve essere partecipe, coinvolta in questo. Avremo modo anche qui di riflettere perché, ad esempio, non è possibile la celebrazione di un sacramento in modo virtuale, attraverso la radio, la televisione, i mass media e via del genere, ma solo con la presenza fisica. Anche qui avremo modo di ritornarci. Nel movimento di tutto il creato verso la sua pienezza in Dio, anche questo è tutto un discorso veramente da approfondire, perché nella messa è tutto il creato anche che progredisce, non solo noi persone umane, ma anche tutto l'universo, tutto il creato che è rappresentato, vi ho detto già altre volte, anche l'anno scorso ci abbiamo riflettuto sull'edificio chiesa, sui vari elementi che compongono la stessa chiesa, il presbiterio, l'altare, la sede, l'ambone, i banchi, le immagini, le decorazioni, gli affreschi, appartengono tutto al mondo naturale, al mondo materiale, all'universo. C'è lo stesso cielo, la stessa terra che vengono coinvolti nella celebrazione eucaristica, attraverso anche la presenza fisica del nostro corpo. E dunque è tutto, e nella messa confluisce il tutto, confluisce tutto l'universo, il cielo, la terra, gli angeli, i santi, Dio Trinità, pure anche i defunti, quelli che sono nel purgatorio, sono partecipi. E anche questo avremo modo di approfondire un po', questo discorso che è quanto mai importante. Vedo che il tempo a mia disposizione è esaurito e allora mi fermo qui e do a voi la parola. Grazie. Grazie a lei, Eccellenza. Siamo giunti al momento per i vostri interventi e vostre domande.
anche riflessioni. Ricordo che per poter intervenire in viva voce dovete cliccare sul simbolo della mano che avete sulla colonnina a destra del vostro computer, colonna degli strumenti, e il vostro microfono deve essere aperto, cioè deve da rosso, deve essere verde, in modo che io possa consentirvi di parlare. Apro il microfono a Carla. Carla, il suo microfono è aperto? Deve essere verde? Ecco, Carla può parlare. Buonasera, eccellenza. Buonasera. Allora, la domanda è, se noi ci cibiamo di Eucaristia quotidianamente e non c'è preghiera che supera questo miracolo quotidiano della Santa Eucaristia, allora mi domando, ma servono le preghiere? A quanto servono, visto che nella Santa Messa era chiuso tutto il miracolo di Cristo? Grazie. Grazie. Allora, le preghiere dovrebbero essere preghiere che scaturiscono dalla fonte che è l'Eucaristia e conducono al modello e al culmine che è l'Eucaristia. Quindi le preghiere dovrebbero anzitutto modellarsi sull'Eucaristia, e anche questo, se avremo un po' di tempo, ho intenzione di affrontare come argomento, come la preghiera personale, la preghiera coniugale, la preghiera familiare, la preghiera anche di un movimento, di un'associazione, di un gruppo, come conduce alla preghiera eucaristica, come deriva dalla preghiera eucaristica e come anche trova nella preghiera eucaristica il modello. Il modello. Noi un certo modello ce l'abbiamo, ad esempio, pensate alla preghiera dei fedeli, dove però anche qui non bisogna rispettare un certo ordine della preghiera dei fedeli, e in genere si parte dall'universale per scendere poi al particolare di questa comunità, non l'inverso. E comunque lì abbiamo anche un modello di pregare che ci viene offerto anche. Ma pensate un po', quando noi diciamo che la nostra preghiera deve essere di ringraziamento, di adorazione, di invocazione di perdono, di invocazione di grazie, di adorazione, quando noi diciamo tutto questo e lo diciamo che non dobbiamo pregare solo per noi stessi o per i nostri familiari o i nostri di casa o le necessità nostre e via del genere, le necessità materiali e via del genere. Allora, il modello, tutti questi elementi, tutte queste indicazioni, noi le ritroviamo nella Messa. La Messa è lode, grazie, adorazione, invocazione e di perdono, di grazie per noi, per tutta l'umanità, per la Chiesa, per l'universo, per il creato, per la Chiesa celeste, per la Chiesa pellegrinante sulla terra, per la Chiesa purificante nel purgatorio. Ma c'è di tutto, c'è tutto nella Messa. La Messa è tutto, anche da un punto di vista di preghiera. E allora ecco, le nostre preghiere personali, importanti. Però l'altra volta dicevamo che con quella bella immagine di quella santa che ci diceva la Messa è come il sole e invece le nostre preghiere personali sono come un raggio, alcuni raggi del sole. È bello anche questa immagine, perché questa immagine mi dice l'immensità del sole. Non potrebbero esistere i raggi senza il sole. E allora, nello stesso tempo, però, i raggi scaturiscono dal sole e riconducono al sole. E quindi, ecco, certo che ci vuole anche la nostra preghiera mentre camminiamo, mentre guidiamo la macchina, mentre lavoriamo. Però, certo, pensando a lavorare, perché se sono pagato per lavorare,
non posso mettermi a recitare il rosario mentre lavoro. Però ecco, in altri momenti, trovare certo il momento, e abbiamo bisogno di giaculatorie, quando finiamo un'azione, quando ne iniziamo un'altra, prima dei pasti, dopo i pasti, soprattutto quando ci ritroviamo in famiglia, con i familiari. È importantissima la preghiera personale, familiare, coniugale, parentale, di gruppo, di tutto. Però certo, deve modellarsi, deve trovare il suo culmine, la sua fonte, il suo modello, e proprio nella celebrazione eucaristica. Non c'è una preghiera che superi la messa, non c'è, che eguagli la messa, non c'è, non c'è. Grazie. Grazie Eccellenza. Apro il microfono a Luciano. Luciano, il microfono è aperto. Volevo fare la domanda al Vescovo, un attimo. Buonasera. Buonasera a tutti che state ascoltando questo bellissimo incontro. Volevo domandare, la prima celebrazione della messa fu eseguita da Gesù quando fece la prima moltiplicazione, la prima e la seconda moltiplicazione dei pani. Come è indicato nel Vangelo di Matteo, oppure da Melchisedec. Grazie. Anzitutto auguri per la sua tosse. Comunque, grazie della domanda. Beh, noi non parliamo di prima messa con la moltiplicazione dei pani, noi parliamo di prefigurazioni, e anche questo avremo, penso, la possibilità in questi incontri del venerdì, in uno degli incontri, di vedere quali sono state le prefigurazioni, le preparazioni, che già nell'Antico Testamento, lei ad esempio ha citato Melchisedec, effettivamente è una prefigurazione, un'anticipazione di quello che sarà la messa, il sacrificio che Cristo appunto ha fatto e farà. Ma noi non siamo abituati a dire che la moltiplicazione dei pani e dei pesci è la prima messa di Gesù. No, non possiamo dirlo. Invece diciamo che lì Gesù ha anticipato, ha prefigurato, ha voluto un po', perché subito dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci lui ha fatto l'annuncio dell'Eucarestia. E se finito di mangiare i pani e i pesci volevano farlo re, lui allora dice: ah sì, volete farmi re? Ma io ho un altro pane, che se mangiate quello non avrete più fame. E quelli gli dicono: ma dacci questo pane, ha voglia che siamo contenti di prendere sto pane che ci sfama per sempre. E quando comincia a dire: io sono il pane di vita, chi mangia di me vivrà di me e vivrà per sempre. E allora comincia a dire: ma questo adesso è diventato pazzo, che è diventato un cannibale, ci invita ad essere cannibali. Assolutamente non è possibile. E allora gli dicono: ma scusa, abbiamo capito bene? E lui rincara la dose, non cambiando, anzi intensificando tutto quel bel discorso che poi ha fatto di anticipo sull'Eucarestia. E quelli che volevano farlo re, che reazione c'hanno? Che pian piano se ne vanno tutti. Rimane solo lui e i suoi apostoli. Al che lui dice: dove sono tutti quelli che mi volevano far re? Ah beh, di fronte a sto discorso che hai fatto, se ne sono andati prendendoti per pazzo. E lui dice: volete andarvene anche voi? Io non cambio neanche una virgola di quello che ho detto. E per fortuna lì c'è Pietro che dice: ma Signore, dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi crediamo a te. Quindi si parla di anticipo, di prefigurazione, di annuncio di quello che lui farà. Ma la prima messa lui l'ha celebrata il Giovedì Santo,
in cui ha istituito la messa, ma non era ancora morto e risorto. Però lui ha anticipato nel sacramento eucaristico, nella messa, nell'istituzione dell'Eucaristia, ha anticipato quello che avrebbe fatto. Noi dopo 2000 anni posticipiamo e lui attualizza in avanti verso di noi. Quello che invece lui ha fatto il Giovedì Santo ha anticipato, in un certo senso, diciamo un po' all'indietro, ma anche qui, ha anticipato quello che avrebbe fatto il giorno dopo la sua morte e soprattutto dopo 3 giorni la sua risurrezione. Quindi vedete che per noi quello che ha fatto 2000 anni fa, per la potenza dello Spirito Santo, viene reso presente qui ora. Lui invece ha fatto in anticipo, nell'istituzione del Giovedì Santo, ha anticipato a quello che avrebbe fatto il giorno dopo e la sua risurrezione dopo 3 giorni. Grazie. Grazie Eccellenza. Giuliana scrive: l'Eucaristia contiene il corpo di Cristo e questo è quello che ho sempre saputo e pensato per anni, e non sono pochi. L'Eucaristia è l'ostia consacrata. Seguendo le sue catechesi, Eccellenza, ho appreso che col termine Eucaristia si intende anche e forse soprattutto l'intera celebrazione della Santa Messa. Probabilmente è colpa mia se, non curando la mia fede, ho continuato a credere quello che mi fu insegnato quando ero bambina. Ma chiedo, non si rischia di creare confusione nel chiamare con lo stesso termine sia l'intera messa che una parte di essa, la comunione? Grazie. Sì, grazie. Anche questo è un argomento certo importante che meriterebbe maggiore attenzione e maggiore anche esplicitazione. Anche. Forse avremo la possibilità anche di i vari, e infatti me lo segno anche come un'ulteriore catechesi che potremo approfondire, cioè i vari nomi con cui noi indichiamo la messa. Pensate, Eucaristia, sacrificio, memoriale della Pasqua, comunione, messa, e via del genere. Ce ne sono un'infinità di nomi. Ce ne sono. E perché utilizziamo tutti questa varietà di nomi? E perché utilizziamo vari nomi per indicare la stessa cosa, la stessa realtà, la stessa verità fondamentale della nostra fede? E qui bisognerebbe capire anzitutto il valore e il significato di ogni nome, perché ad esempio l'altra volta, quando abbiamo introvato immediatamente il termine Eucaristia, ho detto che significa la parola Eucaristia. Eucaris deriva dal greco e allora significa lode, ringraziamento, significa grazie, il termine Eucaristia. Però noi effettivamente, come ha detto la signora, con Eucaristia intendiamo anche tutto. Intendiamo la messa, intendiamo la comunione che uno va a ricevere sacramentalmente, ricevendo la particola, l'ostia consacrata, ma Eucaristia noi intendiamo anche l'Eucaristia presente nel tabernacolo. Vai ad adorare l'Eucaristia nel tabernacolo. E noi è un'espressione che utilizziamo anche frequentemente. Anche l'adorazione, adorazione eucaristica, noi diciamo, è adorazione dell'Eucaristia. Ma anche la messa è adorazione. E quindi effettivamente abbiamo tanti termini che utilizziamo e con lo stesso nome Eucaristia intendiamo anche vari aspetti dello stesso dono di Dio, che Dio ci ha fatto attraverso il suo Figlio e nello Spirito Santo. Quindi vedete che un solo termine indica varie realtà, come ho fatto prima l'esempio del corpo.
il corpo fisico di Cristo, quello che è vissuto 2000 anni fa, il corpo eucaristico, che è l'Eucaristia, la sua presenza reale in quel pane, in quel vino, e c'è il corpo mistico, che è la Chiesa, la famiglia dei battezzati. Quindi vedete come anche qui noi ci ritroviamo con uno stesso termine che è usato, noi diciamo, in senso analogico, cioè indica su livelli diversi realtà diverse. Anche questo è un elemento che va tenuto presente, come anche questa stessa realtà che è la messa, l'Eucarestia, ha vari termini. E questo perché ha vari termini? Perché è una realtà talmente grande e talmente profonda che io la chiamo un po', ogni termine è un tassello di un mosaico. Il mosaico è il dono che Dio mi ha fatto con l'Eucarestia, con la messa, con il suo sacrificio di morte e di risurrezione. Quello è il mosaico, è il tutto, il quale però è fatto di tanti piccoli tasselli. Ogni tassello getta luce sull'insieme e riceve luce anche dagli altri tasselli e dall'insieme. E questo, ecco, che è bello dunque che possiamo utilizzare vari nomi, perché è una realtà talmente profonda e ricca che non la possiamo esprimere semplicemente con una parola o con un semplice gesto. E quindi è così, è anche fra due innamorati che utilizzano varie parole, vari gesti per esprimere quello che uno sente l'uno per l'altro. E allora utilizzano linguaggi diversi, modalità espressive diverse, sia di parole ma sia anche di gesti comportamentali. E dunque anche questo, attraverso anche i sensi che ne vengono coinvolti, lo sguardo, la parola, l'udito, l'odorato, sono tutti elementi che entrano in questa relazione di amore e che entrano anche nella celebrazione eucaristica. Grazie. Grazie eccellenza. Vincenzo chiede: eccellenza buonasera, le parti della Santa Messa sono divise in riti, introduzione, comunione e liturgia della parola eucaristica. Qual è la differenza? In cosa si sostanzia un rito e in cosa una liturgia, differenziandosi l'uno dall'altra? Grazie. Anche qui, sì, grazie. Effettivamente noi utilizziamo parole diverse per indicare una stessa cosa. Molte volte indichiamo liturgia. La liturgia per eccellenza qual è? È l'Eucarestia. Altra volta diciamo liturgia eucaristica per essere più espliciti. Altre volte utilizziamo la parola rito eucaristico. Allora, quando parliamo di rito, noi intendiamo un insieme di parole, gesti, azioni di cui si compone la celebrazione eucaristica. E il rito è fatto, anche avviene in un contesto esterno o interno a una chiesa, quindi il rito anche coinvolge anche la stessa chiesa edificio dove io celebro il luogo dove io celebro la messa, anche quello è un coinvolgimento. E col rito intendo, ecco, è avvenuto il rito in una basilica, è avvenuto il rito, la messa, il rito della messa è stato celebrato in una cappella, è stato celebrato all'aperto, in una grande scenario, su un palco, in una grande piazza e via del genere, è stato celebrato in cima a una montagna. Dunque il rito coinvolge anche il luogo, il modo con cui tu hai preparato anche quella celebrazione. Quando parli di, e poi coinvolge tutti i gesti che tu fai, le parole che tu fai,
gli oggetti anche che vengono utilizzati. Fa parte del rito il l'ambone, l'altare, la sede, i banchi, l'ingresso principale della chiesa, l'ingresso secondario, la cappella feriale, gli altari laterali, fa parte tutto di questo col rito. Intendiamo anche abbracciare tutto questo. Con liturgia, liturgia, qui c'è il richiamo, direi, anzitutto al mistero, a ciò che non vedo, e c'è il richiamo all'aspetto trascendente. Liturgia significa, è vero che viene utilizzata anche, ho sentito ad esempio, non so, certe manifestazioni sportive hanno una loro liturgia, per dire che hanno un loro contesto, hanno un loro fascino, hanno una loro sviluppo, modalità di attuazione, hanno un loro mistero, hanno un loro fascino, bellezza e via del genere. E viene applicato questo termine anche a manifestazioni che sono profane, e viene utilizzato questo termine, che è nostro, che è del mondo religioso, però viene applicato anche a contesti non religiosi, per dire che c'è un qualcosa di bello, di profondo, che va ben oltre quello che tu vedi, e quindi c'è uno sviluppo, c'è una modalità di attuazione che è una sequenza di azioni, di atti. Immaginate, non so, quando si fa l'inaugurazione delle Olimpiadi, o la chiusura di un avvenimento e di una. Ecco, lì ho sentito alcune volte che è stato utilizzato il termine liturgia, per dire che è una manifestazione strepitosa, meravigliosa, eclatante, e che ha un suo sviluppo, ha delle tappe successive, ha dei movimenti, ha delle scene, ha degli effetti scenografici strepitosi. Quindi in questo, ecco, ma quando lo utilizziamo noi, il termine liturgia indica qualcosa di profondamente misterioso, di trascendente, di profondi, che coinvolge la profondità del mio essere e tutto il mio essere. È investito dalla liturgia, per dire che è investito da tutta la celebrazione nel suo insieme. Mi viene in mente questo come indicazione. Grazie. Grazie a lei, eccellenza. In assenza di mani alzate, che magari sollecito, invito ad intervenire a viva voce, leggo questo che ha scritto Riccardo. Dice: eccellenza, cosa può spingere un sacerdote a portare o accettare variazioni alla celebrazione eucaristica? Protagonismo? Non dovrebbe essere lui il primo ad essere e sentirsi in umiltà al servizio di Cristo, specialmente nella celebrazione? Grazie. Grazie, condivido appieno. Sono a servizio, sono un servo della celebrazione. Sono un servo. Proprio anche nel Vangelo di domenica prossima, di dopodomani, sentiremo parlare il Signore che è venuto non per essere servito, ma per servire. Ecco, tu non ti puoi servire della celebrazione per mettere in risalto te stesso. Guai, guai, guai. Tu devi servire la celebrazione. Lui, Cristo, deve emergere, deve apparire in tutta la sua bellezza, grandezza e profondità e mistero. E tu, uomo, devi scomparire. E quindi l'eccessivo protagonismo del celebrante disturba, e non deve fare la prima donna o il primo uomo teatrale in un teatro, in una manifestazione teatrale, politica o di altro, o sportiva. No. E anche i fedeli non devono favorire una concezione di questo tipo.
con gesti con, e con manifestazioni che esaltano troppo la persona. È un ministro, quindi un ministro è un intermediario, il prete, il vescovo, il papa. Non dobbiamo fare della idolatria della persona, no, perché in questa maniera offendiamo Dio, ma offendiamo anche lo stesso celebrante quando lo idolatriamo. È per quello che sia il ministro, sia anche però i fedeli devono comprendere, vedere il prete, il celebrante, con occhi di fede, non semplicemente con gli occhi umani. Perché se tu lo vedi semplicemente come gli occhi umani, quando mi sento dire, io vado a quella messa perché c'è il tal prete o il tal celebrante, questo mi preoccupa. Che tu anche abbia la possibilità di scegliere quale messa, sia come orario, sia come chiesa, sia anche come celebrante, mi sta bene. Ma se per caso quel prete si venisse spostato o quel prete quella messa non la può celebrare quel giorno, e tu allora dici, allora io non vado alla messa, questo significa, è un'assurdità, significa che hai scambiato il ministro per il protagonista. E questo è il grave inconveniente, il grave errore. Come se sposti un prete da una parrocchia, ci sono tutta una serie di persone che non ci vanno più alla messa e non vanno più in chiesa e non vanno più in parrocchia perché è stato spostato quel prete. Oppure perché non viene spostato e allora a un certo punto si dice no, io non vado più, ma tu vai per il prete o vai per il Signore? Se il prete ti dà una mano, ringrazia il cielo, però per avvicinarti al Signore. Ma certo che anche l'intermediario ha il suo ruolo e ha la sua importanza, però non scambiamo l'uno per l'altro. E non scambiamo il servo per il protagonista. Lui è ministro, ma deve rimandare un altro. Il suo anche modo di celebrare deve essere un modo di celebrare che non assume forme eclatanti, perché non sta facendo un teatro. E così dicasi anche per i lettori o per i ministranti o per i ministri straordinari dell'Eucaristia. Cioè, noi dobbiamo in tutto quello che facciamo far risaltare Gesù Cristo. È Lui, è lo Spirito Santo, è Dio Padre, è la Chiesa nel suo insieme, come corpo di Cristo, come famiglia dei battezzati, che dobbiamo evidenziare. Quindi tu piccolo, ti devi far piccolo, tu celebrante, e non assumere gesti, toni o dare impressione che sei tu quello che decide e che è la persona più importante nella celebrazione. No, assolutamente. E qui, certo, una parte di responsabilità ce l'abbiamo noi preti celebranti, una parte di responsabilità c'è anche la gente, per cui anche certe manifestazioni, come ad esempio i badi applausi, i battiti di mano in chiesa, perché vengono scoraggiati? Perché appunto, perché la trasformano in una specie di stadio, in una specie di piazza, dove si, cioè, se l'applauso va a Cristo Signore mi sta bene, ma se è indirizzato così a chi è stato il celebrante o ad altro e via del genere, no, non è possibile, non è possibile. Quindi cerchiamo anche voi come fedeli di non chiedere cose astruse, cose che vanno fuori da quello che la celebrazione della messa è richiesto. Se invece stiamo facendo una catechesi, stiamo facendo il rosario, stiamo facendo un altro tipo di preghiera, allora sì, la creatività, l'invenzione e la bravura anche di colui che anima e di colui che presiede quella preghiera va bene, allora appunto ci può mettere anche molto del suo, ma nella messa no, nei sacramenti no.
Questo significa rispettare i ruoli. Un conto è il ruolo del celebrante, che è un servo di Cristo, e tu non ti devi servire di Cristo e della celebrazione per emergere tu o per fare emergere le tue idee o le tue belle cose, iniziative, per parlare di te stesso. Devi parlare di Gesù Cristo, e mentre parli di Gesù Cristo, tu parli di Gesù Cristo a loro che sono presenti, fedeli, e parli anche a te stesso di Gesù Cristo. E quindi in questa maniera anche tu ti senti peccatore, umile, tu celebrante, ti senti umile peccatore e chiedi perdono a Dio mentre annunci e parli di Gesù Cristo. E qui ci abbiamo tutti da migliorare. Grazie. Grazie Eccellenza. In assenza di interventi a viva voce, continuo a leggere quanto è arrivato per iscritto. Bruno gli dice: bella Eccellenza l'immagine dei due assi della fede, uno della storia, dal passato al futuro, ed uno del mistero, dal visibile all'invisibile. In questi due assi si possono vedere i due bracci della croce, il primo orizzontale sulla terra e il secondo verticale verso il cielo? Grazie. Direi di sì. Grazie. E penserei anche, qui abbiamo anche due immagini noi di croce, e noi nella nostra esperienza di chiesa dai due polmoni, chiamiamola così, e cioè la chiesa orientale e la chiesa occidentale. Allora, noi abbiamo una croce, una duplice, la croce è unica, certo, Cristo. Nello stesso tempo, però, abbiamo una rappresentazione della croce, diciamo così, una orientale e una occidentale. E cioè, quella orientale ha i quattro bracci uguali. Quella invece occidentale ha quello verticale di braccio, di asse, che è più lungo rispetto a quello orizzontale. Allora, anche qui, è bello allora dire, ok, mettiamo, non contrapponiamo le due immagini, ma vediamole in una sintesi e vediamole in una complementarietà. Allora, la croce orientale mi dice, beh, guarda che l'asse e quello verticale e quello orizzontale hanno le stesse misure. E allora che cosa evidenzia? Evidenzia che l'incarnazione, la storia e la dimensione della visibilità, dell'invisibilità, si incontrano, si completano a vicenda. L'invisibile si è reso presente nel passato, nel presente e nel futuro. E il visibile, e che è la nostra storia umana, è assunta dall'invisibile, dal Verbo che la assume e la fa diventare se stesso, carne della sua carne. Invece quella occidentale, in cui l'asse verticale è più lungo, e allora anche questo in una maniera complementare mi dice, guarda che l'asse orizzontale è sorretto da quello verticale. Se tu togli l'asse verticale, l'asse orizzontale scompare, cade, non esiste più. E allora questo che cosa mi indica, ad esempio? Ad esempio mi indica che l'amore verso Dio, l'amore di Dio verso di me e l'amore mio verso di Dio, quindi l'opera di santificazione e l'opera di culto dal basso che io innalzo, sono fondamentali per realizzare e attuare l'amore umano, qualunque tipo di amore umano, l'amore coniugale, l'amore fraterno, l'amore verso il prossimo, l'amore verso il nemico. Se vuoi attuare il braccio orizzontale, devi avere ben sostenuto, ben grande
è ben più lungo e ben più forte il braccio verticale. Mi piace in questo vedere i due grandi comandamenti dell'Antico Testamento. Il primo comandamento, asse verticale, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. L'altro, l'asse orizzontale, secondo comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. E poi Gesù che lo completa dicendo, ama il prossimo tuo come lo ama Dio. Vedete? L'asse verticale, senza di quello, come puoi amare il prossimo come lo ama Dio? Essere capace di perdonare chi ti fa il male senza essere sostenuto dal grande asse verticale dall'amore di Dio, dal suo esempio, dalla sua forza, dalla sua grazia. Non è così semplice. Quindi mi fa piacere anche di questa domanda ed effettivamente questi due assi sono tanto importanti che richiamano e che noi lo possiamo vedere questi due assi sia nella croce orientale e anche nella croce latina, nella croce occidentale. Grazie. Grazie Eccellenza. Ferdinando scrive, Eccellenza, se come ha detto la volta scorsa la messa va celebrata con gioia e semplicità, qual è il motivo della fastosità nella messa solenne e ancor più in quella pontificale? Allora, noi abbiamo, grazie anche di questa domanda, noi abbiamo nella liturgia eucaristica anche, ma anche nella liturgia dei vari sacramenti, abbiamo una liturgia cosiddetta feriale, festiva, solenne. Allora, certo è sempre la stessa messa, però ci abbiamo vari contesti, è il contesto feriale, e allora ecco, la bellezza semplice o la semplicità bella che la liturgia deve sempre avere, questa si deve adattare ai tre diversi livelli. E questo io lo raccomando anche sia nell'addobbo della chiesa, dell'altare, sia anche nelle vesti del celebrante, le casule, le pianete. Ci sono, appunto, ci dovrebbero essere in ogni chiesa delle vesti del celebrante che lui utilizza nei giorni feriali, altre nei giorni festivi, altre nei giorni solenni. Ma questo avviene anche nel guardaroba di ciascuno di noi, nel guardaroba delle nostre famiglie. Noi abbiamo vestiti che metti tutti i giorni, in casa, fuori casa, che metti quando vai al lavoro, e vestiti che metti in giorno di festa, di domenica ad esempio. Poi c'hai i giorni e i vestiti che tu metti in certe solennità, quando vai per un matrimonio, quando vai a Natale, a Pasqua, a Pentecoste, quando celebri il battesimo di tuo nipote, di tuo figlio, e altro, o la prima comunione, o la cresima, o il sacramento dell'ordine di qualcuno. Quindi anche la nostra vita quotidiana conosce queste diversità. Allora, non è che è uno sfoggio per farsi vedere, no, è una maniera di manifestare che tipo di intensità, che tipo di coinvolgimento tu ci metti in quei vari avvenimenti. E quindi, certo, è sempre la stessa messa, però, ad esempio, la messa domenicale avrà i canti, avrà maggiore spazio, tempo, la messa feriale, anche qui dobbiamo un po', avremo il modo di dedicare almeno un incontro catechistico su quella che è la messa feriale e la messa domenicale, per indicare sia anche i vari aspetti teologici, liturgici, ma anche pastorali di modalità di celebrazione, per indicare poi anche la messa della solennità, e che è la celebrazione,
la festa più importante dell'anno qual è? È la Pasqua. E quando tu glielo chiedi, a molti ti dicono è il Natale. Allora, avremo modo anche qui di ritornarci. Certo, vedete come sono tante gli allacci e le situazioni e i contesti su cui dovremmo riflettere. Però fermiamoci qui, e se non ci sono mani alzate, vorrei allora dire un qualcosa circa domenica prossima. Vero che no, non ci sono? No. Niente mani alzate, eccellenza. Bene, allora volevo dire che domenica scorsa il Papa ha inaugurato il cammino sinodale in San Pietro, in Vaticano, per tutta la Chiesa. Poi lui ha chiesto che domenica prossima invece ogni diocesi del mondo inizi il cammino sinodale per ogni diocesi. Noi quindi lo faremo domenica prossima alle ore 19 in cattedrale, il cammino sinodale. Però siamo ancora in tempo di pandemia. Allora, noi inizieremo con la processione che faremo dal Gesù, dalla Chiesa del Gesù fino alla cattedrale. Però ecco, a causa della pandemia dobbiamo mantenere i distanziamenti. Le autorità ce l'hanno concesso di fare la processione alle solite condizioni: mascherina, distanziamento e via del genere. E poi, allora, ho chiesto che ogni parrocchia invii due rappresentanti per ogni parrocchia, un uomo e una donna, che poi quelli anche costituiranno un po' il consiglio dei sinodali della nostra diocesi. Bene, quindi avremo questa processione dalle ore 18:30 dal Gesù alla cattedrale, e poi avremo la celebrazione in cattedrale. Ho chiesto anche all'ufficio liturgico diocesano di predisporre alcuni gesti, alcune cose che possono evidenziare questa dimensione. Così avremo modo di aprire il consiglio, anche noi il nostro sinodo. E naturalmente, per consentire anche agli altri che non possono partecipare, lo trasmetteremo anche, speriamo di riuscirci, che non ci siano intoppi da un punto di vista tecnico, e la trasmetteremo anche via internet con il GoToMeeting che utilizzavamo anche l'anno scorso per certe celebrazioni. Quindi non utilizzate questo con cui voi partecipate il martedì o il venerdì, ma quel link che avevamo e che utilizzavamo l'anno scorso, GoToMeeting. Comunque, casomai, ve lo rinvio a voi che siete iscritti, in maniera che anche voi possiate avere di nuovo questo link e vi potete, se non siete stati scelti un po' dal voi, indicati dal vostro parroco come referenti per la vostra diocesi, e abbiate la possibilità di seguire la celebrazione per, appunto, via internet, tenendo sempre conto che non è la celebrazione che possa sostituire la vostra partecipazione fisica alla messa in quella domenica. Però è una maniera anche quella di potervi sentirvi vicino, noi che celebriamo in cattedrale, e anche voi essere vicini a noi. Ok. Va bene, allora chiudiamo qui, vi dono la benedizione, in modo che il Signore vi benedica, vi accompagni sempre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Teresa d'Avila, che è la memoria liturgica di oggi, prega per noi e soprattutto per tutte le suore consacrate di clausura, e anche le nostre che sono anche qui nella nostra diocesi. Grazie signor Filippo, grazie a tutti voi, e buona continuazione e buona domenica a tutti. Grazie.